Buona visione da Atelier Nozze, mobili e arredi TMT, la rivista degli sposi. Emozioni in corso è ancora presso la 34esima edizione di Sor Arreda, la fiera che ha come protagonisti indiscussi da una parte gli arredamenti per la casa, dall'altro il mondo degli sposi. Non poteva mancare l'Atelier Nozze, che è uno dei nostri sponsor ufficiali. Andiamo a vedere. L'abbiamo trovato all'Atelier Nozze di Frosinone, presente da 20 anni a questa fiera. Maria Pia è venuta qui con anche l'intento, ovviamente, di presentare la sua nuova collezione, la collezione Cupido. Facciamocelo raccontare da lei. Eccola Maria Pia, sempre al lavoro, andiamola a disturbare. Maria Pia, buonasera. Salve, buonasera. Sempre indaffarata, tu non ti sottrai mai dal lavoro e dal dovere. E certo, oltre che uno lo fa con amore, però è proprio il nostro lavoro ed è giusto che sia così. Che cosa è cambiato nel corso degli anni? Beh, innanzitutto tutte le tendenze, ogni anno sono sempre nuove, sono sempre belle, sempre colorate, quindi ci sono sempre delle novità e questo è il punto ideale per proporle. E la risposta? La risposta per noi è sempre grande, devo dire la sincera verità, però penso che sia anche premiata dal nostro lavoro. Assolutamente. E la collezione Cupido, che cosa ci dici? È una nuova collezione, soprattutto quello che ci tengo a precisare, una collezione italianissima, nostra e quindi diciamo Made Sciocceria e Made in Italy. E questa è una cosa importante che voglio lanciare, soprattutto alle ragazze negli atelier: cercate il prodotto italiano. È importante per rilanciare la nostra economia, perché il prodotto italiano dà lavoro agli italiani. Inoltre il tuo stand di quest'anno è particolare perché c'è una passerella, quindi si può interagire direttamente con le bellissime modelle e si possono vedere meglio tutti i tuoi nuovi, le nuove creazioni. Certo, sì, abbiamo deciso di fare un qualcosa di diverso, quindi tra virgolette dire abbiamo messo dei manichini veri e quindi ecco, c'è molta più attrazione perché l'abito indossato ha una forma diversa, riesci a vederlo nelle proprie linee, nelle proprie scollature, quindi sta avendo un grande successo e questa cosa ci piace moltissimo. E poi tu vesti tutti, diciamolo, non vesti solo le modelle, ci tieni proprio a... Sì, io dico che ognuno di noi è modella a modo suo, quindi regaliamo sogni e voglio regalarlo anche alle ragazze che non sono modelle, quindi chi vuole indossare l'abito il nostro stand può. E tant'è vero che la settimana scorsa abbiamo fatto una sfida, le altre ragazze sono state bravissime, me l'hanno portate e hanno misurato gli abiti e hanno fissato gli appuntamenti e qualcuno già l'ha comprato. Tu sei altrettanto brava? Io no, ci provo. A conoscere questi manichini viventi, il sogno di tanti uomini, sposi e non, scommetto. Come ci si sente da spose? Ci si sente belle ed emozionate. Un abito così ti aiuta in un certo modo, no? Beh, certo, penso che sia il sogno di tutte le ragazze. L'hai scelto tu o te l'hanno scelto loro? L'hanno confezionato apposta per te? No, mi hanno consigliato, però la scelta anche è stata la mia. Mi fai vedere le scarpe? Ce le ha le scarpe. Allora, come ci si sente con questo vestito? Ah, benissimo, anche se non sono ancora una sposa, ancora sono solo una modella, però sì. Beh, diciamo che, insomma, farai la tua bellissima figura. Sì, speriamo. Un augurio a tutti gli sposi, alle donne che vogliono sposarsi. Tu che cosa consiglieresti? Di amarsi profondamente. Come ti senti con questo abito? A mio agio, sto bene, anche io non sono sposata. Mi auguro al più presto di indossare l'abito. Mi fai vedere le scarpe? Wow! Voi siete venute da Napoli. Un viaggio così lungo perché, insomma, vale la pena per un giorno di essere spose, no? Sì, sì. Sono emozionata. Sei emozionata adesso e non ti stai sposando. Pensa un po' a quel giorno lì che cosa accadrà. Secondo me non capirò nulla. Thank you.
love struck Romeo. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Matteo, ti piace sfilare con un vestito così? From the minute that you walked right through the door, that's a racing in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him, but don't look now cause I see you staring at him. Che cos'è che la colpisce di più, il bambino o le spose? Le donne sicuramente, ma il bambino mi colpisce, ma non per l'età. Perché se una cosa è bella si guarda, soltanto in questo momento ho visto questo ometto in mezzo a queste belle ragazze, però mi ha colpito più l'ometto. Il paggetto fa impressione, insomma si nota. Signora, che ne pensa? Anche a me è piaciuto tantissimo questo bambino particolare. Ma gli abiti? Serietà, gli abiti altrettanto, devo dire la verità. Anche questo con le sfumature verdi. Questi sono tutti made in Italy, tutto made in Ciociaria. Il Atelier Nozze da 20 anni opera nel settore. Maria Laura, ma questi ragazzi? Niente, ho rincontrato Lubiana, lei è già stata da noi a fare l'abito, quindi adesso la stavo salutando. Ah, quindi non è una sposa novella, ma già si è sposata? No, a settembre, però già ho scelto il vestito da loro. Forse non tutti sanno che l'Atelier Nozze, per le donne indecise sull'abito da sposa, ma non solo, offre anche una gamma di sposi, giusto? Se lo dici tu, non ho capito tutto il contorno. No, dico che se per noi donne confuse, non sappiamo bene com'è l'uomo dei nostri sogni, andiamo alle nozze, compriamo l'abito da sposa in cambio e abbiamo anche la possibilità di scegliere tra te e Giuseppe per il giorno del matrimonio. Sì, hai detto bene, stiamo lavorando a sto progetto perché sappiamo che il matrimonio è un po' monotono, no? Quindi in cambio dell'abito diamo anche due personaggi maschili che decidete voi, come se siamo oro o biondo. Quindi adesso stiamo vedendo se funziona questo progetto, speriamo di portarlo avanti, quindi donne, siamo qua. Ragazzi, è fatta, ho deciso. Anche io ho trovato l'uomo della mia vita. Questo me lo sposo io. Voi vi chiederete che sto facendo qui, no? Mi sto sventrando perché fa caldissimo. Vabbè, ma qui dentro fa più caldo, esci fuori. Fuori devo, l'immagine è tutto, qui dentro non me ne frega niente, fuori, una volta che esco fuori devo essere perfetto. Come ti chiami? Mi chiamo Gio, piacere. Sì. Ciao. E arrivo subito, andiamo a prendere un caffè. Chi è di voi che si prova un abito da sposa? No. Una scommessa, se la perdo devo pagare una cena a tutte queste persone che poi sono modelle ma mangiano. No, è che non abbiamo tempo. Probabilmente mi va un po', secondo me mi va grosso. Prima di oggi avevi mai indossato un abito da sposa? No, mai, questa è la prima volta. E che cosa si prova? È una bella emozione, anche se è stato un po' fatto di fretta, però è una bella emozione, va. Tu non fai la modella nella vita, o sì? No, qualcosa ogni tanto, diciamo, qualche sfilata, qualcosa. Però l'abito da sposa è per antonomasia la donna. Sì, è vero. Che si prova con un abito da sposa? È emozionante, è bello, credo che sia il sogno di ogni donna. Come te lo aspetti tuo marito? Cioè, come dovrebbe essere adesso vicino a te? Chi vorresti? È alto, bello. moro. Gale, scusa. Ci serve uno alto, bello, moro. Io prendo te, Rosaria, come mia sposa. Ti prometto di essere fedele, sempre, in qualsiasi cosa, perché non so i vari... Sempre, sorte. Finché morte non ci separi. Sì, lo voglio. Oh mio Dio! Vi dichiaro marito e moglie. E certo. Perfetto, il matrimonio è andato. Senti, ma un abito da sposa lo vuoi misurare? No. Perché? Perché sto lavorando. Più tardi, ripassi più tardi? Più tardi, perché no? Michele, tu dovresti stare vicino a tua moglie perché...
Giuseppe? Ciao amore. Ciao. No, non so io. Vabbè, lo sarà. Noi abbiamo fatto sposare, Michele si è appena sposato. Adesso tocca a te. Posso dire una parolaccia? No. Adesso tocca a te. Tocca a me, devo sceglierla ancora. Devi sceglierne una. Entro fine serata vi dirò chi, quando e come. E perché? Perché? Non so manco il nome, però è mia moglie. La luna di miele. Eh beh, anche il pomeriggio facciamo, vai, divano. In Sardegna si chiama viaggio di nozze, luna di miele. No, noi in Sardegna non facciamo queste cose. Ah. Queste sono occasioni che vanno prese al volo. Emozioni in corso. Salve, sposati? No, non siamo sposati, no. In procinto di? Ci stiamo pensando, dai. Fuori devi e mostrandomi il cielo. Mi disegnavi illusioni e possibilità. E la cometa di Halley per il volo. Sposati? No. Non ancora, però ci sposeremo. Forse sì, sì. Vuoi misurare un abito da sposa? Dai, te lo scegli tu. Pure quelli lì da baggetta, se vuoi. Va bene. Giuro, ve giuro, veramente. Grande, andiamo. Nets give me high five. I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Maria Pia, vogliamo consigliare? Io le consiglio sempre le spose, però in questo momento lei sta vivendo un sogno e voglio che lo scelga lei l'abito. Va benissimo. Immagina quel giorno lì. Sarà... Non lo so, pazzesco. Bello pure questo che mi rilento. Ah. Andiamo. Perché hai scelto questo? Non so. Questo appartiene alla linea Cupido, che è una linea molto giovane. La linea Cupido che è praticamente l'ultima lì. Che è abbastanza pomposa sotto. Ci siamo, qua. Con quel vestito addosso dopo sarà la tua tortura, io te lo dico subito. Va bene, che bell'incoraggiamento. Vediamo un po' com'è. Adesso aspettiamo, io voglio proprio vedere la tua faccia, il tuo viso quando lei uscirà da lì dentro. Va bene, aspettiamo. Ma ci avete pensato già al matrimonio? È in corso? Ci stiamo pensando, vediamo un po' appena ci organizziamo. Adesso vediamo come sarà lei in abito da sposa. Intanto ti chiami? Federico. Federico, e lei la sposa? Valentina. Valentina, aspettiamo Valentina la preparazione dell'abito. Pura lana merinos. È indicato nei matrimoni estivi. In allegato danno la rivista nozze, ovviamente, per sventolarsi. Come te lo aspetti il giorno del tuo matrimonio? È bello, curioso. Adesso è un gioco, non è uno scherzo. E va bene, ma ti sta emozionando lo stesso, anche se sai che, insomma, voglio dire, siamo alla fiera di Sora. Sì, come no. È bello. Sono cose simpatiche. Eccola sposa. Com'è? È bella. Ha saputo anche scegliere il vestito. Quindi le diciamo sì? Sì, come no? Le diciamo sì. Sì. Come ti senti con questo abito? Non ci posso credere, mi sto immaginando il mio matrimonio, però... Lo senti un po'? Lo sento, sì. E mi piace anche l'abito. Adesso non mi son vista, però... Stai benissimo, sei bellissima. Fatti un giro sulla passerella, dai! Saluto a tutti quelli di Emozioni in Corso. Lei adesso piange perché è emozionata veramente. Sono tanto emozionata, ma sarà sicuramente anche un giorno bellissimo. Vi auguro a tutti di sposarvi il più presto. Che bello, un bel messaggio positivo per le famiglie nascenti. Saluto tutti Emozioni in Corso. Ti prova in mezzo a tanti abiti da sposa? È l'imbarazzo della scelta. Manco
incontrato con estremo piacere l'assessore provinciale Massimo Ruspandini alla Fiera di Sora. La Fiera di Sora che rappresenta ovviamente che cosa? Un territorio che lavora. Sì, hai detto bene, è con grande piacere che sono qui a rappresentare la provincia di Frosinone, che è orgogliosa di avere un gioiello per quanto riguarda appunto l'attrazione turistica e non solo. Qui sono a disposizione dei clienti e dei visitatori le bellezze artistiche della nostra provincia, l'eccellenza dei nostri artigiani, e la Fiera di Sora rappresenta davvero un momento molto importante per la promozione di questo territorio e la valorizzazione delle imprese di questo territorio. È una cosa altrettanto positiva, come ricordavi. Al di là della crisi, al di là delle preoccupazioni, questo è un momento anche conviviale per guardarsi intorno e per, perché no, progettare qualche cosa per il futuro. Ecco, siamo qui davanti appunto a questo splendido atelier. Io mi vanto di essere amico personale di Maria Pia, che è rappresenta tutto il genio e la grande capacità degli artisti sociali, degli artigiani sociali, il grande artigianato sociaro. Rappresenta una famiglia che ha dato tantissimo, ha contribuito tantissimo all'economia sociale e all'arte anche e appunto al design. È riuscita negli anni sempre a stare al passo coi tempi e oggi è un rappresentante, forse il rappresentante per eccellenza in questo settore della provincia di Frosinone, un settore che riesce davvero a collocarsi in un ruolo prestigiosissimo anche al di là dei confini della provincia. Rappresenta anche ovviamente una donna, una imprenditrice donna, una grande guerriera. Grande guerriera come i Volsci e gli Ernici. E ci teniamo a sottolinearlo, uno dei migliori prodotti di questa terra agguerrita, e lei lotta anche spesso per tutti noi, al di là delle istituzioni. In prima linea. Prende i calci che dovremmo prendere anche un po' noi. Una grande donna, veramente. Vuoi salutare il tuo amico Massimo, che è diventato ormai il testimonial del tuo atelier, il principe azzurro per eccellenza della nostra provincia. Magari. È il nostro portafortuna, diciamo che da quando Massimo è stato eletto c'è qualcosa di diverso nella nostra provincia e questo si vede, perché lui mette il cuore, mette l'anima e fa il suo lavoro benissimo, direi, quindi per noi ci voleva una persona così e finalmente dopo tanti anni l'abbiamo avuta. È come la tua collezione Cupido, che c'entra il cuore della gente. Buon pomeriggio a tutti, amici. Eccoci qui a Emozioni in Corso, siamo all'Atelier Nozze. Adesso intervistiamo la signorina che faceva tutta la timida, no? Ciao, tu chi sei? Io sono Sofia. Non abbiamo capito bene. Sofia. Sofia di? Di Monte San Giovanni Campano. Penso sia in zona. Che ci fai qui? Quello che fai tu. Io presento, tu? Io faccio l'indossatrice. Risponde al presentatore. T'a posto, sei stanca? Un pochino. No, ho capito. Ehi! Che mi dici? Io confermo in pieno, eh. Cioè lei è sempre molto così. T'a posto? Sì, tutto. Stasera? Fidanzato? Sì. Dove andate? Non lo sappiamo. A cena fuori. Cenetta poi. No. Tranquilla e poi a dormire. Certo. Dove andiamo? Andiamo a fare un giro? Oh, mia moglie, ecco mia moglie. Ciao mogliettina. Tutto bene? Senti un po', illustraci i programmi per il nostro futuro. Nostro futuro? Tu lavori? E io spero. Poi già che io lavoro un pallone, perché la pallavolo. No, come? Sì, io passo i palloni. Schiaccio la palla. Vabbè, per quello che vuoi, tanto io spero. Sì, però non sperpera troppo. Prendiamoci prima una casettina, un cagnetto. Ma perché non ce l'hai già? Ma che cosa? Allora non ti voglio più mai. Alla grande. Il divorzio è fatto, donne. Abbiamo incontrato gli uomini del potere, prima Massimo Ruspandini e adesso Bruno Bruni, amministratore delegato della Coiner Bruni S.p.A. che da 34 anni organizza tutto questo. Sì, è arrivata la 34esima edizione della Sora Arreta, che si concluderà domani, domenica 2 maggio. È stata una bellissima manifestazione con un grande riscontro di pubblico, sia di visitatori che di espositori. E rispetto agli altri anni? Stiamo crescendo, abbiamo aperto quindi nuovi padiglioni fieristici, stiamo in fase di ristrutturazione con delle grandi opere di miglioria e ci aspettiamo un bel futuro, no?
Quali saranno le novità? Possiamo le novità in anteprima dell'anno prossimo? Le novità in anteprima anche di quest'anno stesso, oltre alla campionaria che facciamo a settembre, la mostra scambio di novembre, facciamo la prima fiera del Natale dal 7 al 14 dicembre. Siamo da Nancy che si occupa, un'azienda leader della creazione degli allestimenti per i grandi eventi a 360 gradi, e abbiamo qui alla nostra destra una macchina particolare e sicuramente molto stuzzicante, è una fontana di cioccolata. Oltre alla bellissima caduta di cioccolata, abbiamo qui un esempio di un altro allestimento per il matrimonio, che è la confettata. Praticamente ci sono una serie di confetti di tantissimi gusti, immaginiamo ovviamente al matrimonio un banchetto molto molto più ricco e più grande. Alla fine di questi 10 giorni di fiera, sono tanti 10 giorni, è un bel lavoro, poi questo è uno stand animatissimo, che cosa mi racconti? Sono stati 10 giorni intensi, soprattutto perché questo è il periodo anche molto pieno di lavoro nel nostro atelier, quindi togliere delle persone e portarle qui è stata veramente dura, sinceramente. Qual sarà il prossimo passo? Finita la fiera, che cosa succede? Inizia già a lavorare, diciamo, su quello che ci porta alla fiera, perché abbiamo già preso tantissimi appuntamenti e soprattutto siamo già con la mente al discorso del 2011, perché già sono presenti alcune anteprime e stiamo lavorando su altre da presentare nelle varissime sfilate, che ne abbiamo tantissime, che partiranno dalla metà di maggio in poi, quindi abbiamo degli eventi veramente belli, quindi è anche un appello a tutti di venirli a vedere, perché per noi non è solo partecipare ad una fiera, non è il semplice stand, noi crediamo di vivere ogni emozione in tutte le cose che facciamo e vogliamo trasmetterlo a tutti, perché comunque l'abito da sposa ha una magia particolare e toccarlo, vederlo, indossarlo è qualcosa di straordinario. La puntata di Emozioni in Corso finisce qui. Mi raccomando, seguiteci sempre tutti i nostri eventi, le spose, le fiere, le feste e chi più ne ha più ne metta. Questo programma è stato offerto da Atelier Nozze, mobili e arredi TMT, Salone di Bellezza Marco e Monica, la rivista degli sposi,